Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Capobianco 2000. Oggi ci troviamo sempre sul canale di The Cobblestone con la terza puntata di Hobby More. Come avete letto dal titolo, oggi non vi porto delle lame, ma vi porto comunque un'arma bianca, ovvero il Nunchaku di Bruce Lee. Ok, questo qui è molto fedele all'originale, però non è identico. È una riproduzione cinese, comunque non ha niente di particolare. Vedete, tutte quelle scritte in cinese, non so se le vedete, eccole qui. E questo qui non l'ho acquistato sopra internet, però vi metterò il link in descrizione, perché questo qui l'ho già trovato sopra internet. Il prezzo comunque si aggira sempre intorno ai 15 euro 20 euro. Io l'ho comprata ad un mercato, infatti la scatola anche è un po' rovinata, però il prodotto era integro, l'ho pagato 10 euro. Ora lo aprirò e vi farò vedere cosa c'è al suo interno. Ecco. All'interno ci sono i Nunchaku. Allora, questi qui sono i Nunchaku. Come potete vedere, in mezzo sono uniti da questa catena, dove poi è collegata a questi due perni che sono incastrati nel manico e che danno la possibilità di girarli a vostro piacimento. Sono abbastanza pesanti e il manico è in legno abbastanza resistente. Sono comunque molto resistenti, ce li ho già da molto molto tempo. Sono costruiti veramente molto semplicemente, però sono in buono stato, cioè la manifattura è fatta abbastanza bene. Come potete vedere, quindi, questo qui erano i Nunchaku. Ragazzi, ok, per questo video è tutto. So che è uscito un po' più corto degli altri, purtroppo no, non si poteva parlare più di tanto. Io, come sempre, vi ringrazio per aver visto il video. Se volete commentare, commentate, che così ci supportate. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!